plastica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Lifeline, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Puntata che è il numero che ti inventi. Vabbè, non diciamo sai... che siete tornati su Indifferenti, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. È tornato Nino. Sì, perché sabato era a fare un po' di. Ero andato tipo all'est, est d'Europa per l'est. All'est? Alla fiera? No, alla fiera dell'est, perché io cercavo nuovi investitori nella radio per portare i soldi in radio. Anche un cazzo, un emmeglio cazzo. Sono dall'Expo proponendo il bancarello, lo stand Radio Baiano. Bene. Però da me non c'è la fila, non è come il Kazakistan. Non so se avete letto. Nulla di fatto, come al solito Nino si rivela praticamente inutile. Inutile. Questa sera non sono il tecnico dell'audio e del video. No. Che mi sentito più inutile. Sei qui per fare il suppellettile. Sono più inutile del solito questa sera. Sì, e quindi visto che qualcosa dovrei pur fare, annunci tu. Il nostro ce ospite. La posso fare? No, allora, qui abbiamo con noi questa sera, from Avellino, sì. Lino City, abbiamo Federico De Falco con il suo lavoro, il suo progetto che si chiama How to be an astronaut. Io me ne vado, l'ho detto bene, sono già la campanella. Poi salutiamo Federico. Salve a tutti. Prima di cominciare questa intervista, hai chiesto perché appena sei entrato perché c'è questa campanella. Sì, effettivamente. E ora sì. Allora, l'uso di questa campanella. Semplicemente, Francesca, come già ripetuto prima che iniziassimo la puntata, è per me l'emblema dell'ansia. Per quale motivo? A causa di una rubrica nata tutta per scherzo, per gioco, sai, facciamo il programma, dobbiamo fare una rubrica un po' diversa dal solito. E nella nostra prima stagione iniziamo con questa rubrica chiamata Pit Test. Stop and go. È la pubblicità occulta, via la pit stop. Stop and go, cioè, 5 domande molto veloci che dovevano comunque mettere, diciamo, a nudo l'ospite della serata. Col tempo Francesca si è fatta prendere un po' la mano da queste domande. Cioè, iniziavamo con 5 domande, però tipo se va tipo 10, 20 non si finiva mai. E puntualmente l'ospite gli veniva l'ansia. Perché io c'ho domande assurde, cioè domande che tipo che manco normalmente uno se le pone, peggio di chi cosa di Marzullo. Di Marzullo. Quindi, stringi. Stringo al dunque che perché non poteva fosse domande, altrimenti non ne andavi più. Abbiamo messo l'ansiometro, che è questo. Qualsiasi cosa che la puoi suonare, cioè tipo e dico io. No, anche se hai molto caldo, se vuoi fare una pausa, solitamente io quando capisco che l'aria si è surriscaldata vedendo le orecchie di Nino, quando adesso si questa ce l'ho un po', cioè tocca che non so. Però non tu hai la campanella, va benissimo, questa arma di difesa. Puoi dire anche offese, cioè va benissimo, grazie. Possiamo cominciare questa intervista. Le offese le dovevo dire. Che ne dici? Per me sì, cioè io sono molto interessato al progetto. Bene. Partiamo da una domanda facile. Come è nato il progetto How to be an astronaut? Allora, diciamo che non ha una data esatta oppure un inizio preciso, per il semplice fatto che, beh, suono da parecchio, suono tra virgolette, insomma, mi diverto con la musica da parecchio, ed in particolare con la musica elettronica ho un rapporto che dura da parecchio, nel senso ho ascoltato e tuttora ascolto vari stili di elettronica, dal più commerciale, per esempio dalla deep house fino a qualcosa di un po' più tipo Samuel Kerridge, non so, qualcosa di sperimentale, di più insomma. E mi è semplicemente venuto spontaneo approcciarmi alla musica elettronica dal punto di vista di un musicista, ecco. Appunto per questo rapporto particolarmente forte che avevo con l'elettronica. E ho sempre manettato vicino a programmi i cosiddetti DAW, le interfacce per suonare, per comporre, per registrare, trovandomi comunque a contatto con realtà come i Red Liquid o i tratti, eccetera. E
diciamo, forse posso identificare un punto vero e proprio di inizio del progetto verso maggio scorso all'incirca, quando più per diletto che per altro mi trovai ad approcciarmi maggiormente all'elettronica, proprio dal punto di vista, mi misi a suonare praticamente, e ne uscì di qualcosa che assomigliava ad un pezzo che poi ho anche tra l'altro riproposto nell'EP in maniera chiaramente un po' più migliorata sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista prettamente tecnico del mastering del pezzo, sia dal punto di vista musicale, quindi di ciò che era suonato, di come era registrato, eccetera. E perché hai scelto il nome How to Be an Astronaut? No, il nome ha un senso anche dal punto di vista logistico e anche da come è scritto, perciò ci tengo a che venga scritto tutto minuscolo e senza spazi. Diciamo che How to Be an Astronaut rappresenta la velleità delle ambizioni umane. Mi ricordo esattamente un momento particolare nel quale ho voluto, diciamo, ragionare sulla possibilità di dare al progetto il nome How to Be an Astronaut, che era quando, diciamo, io sono molto affezionato a Tumblr e sono su Tumblr tipo dal 2011 al 2012, da veramente tantissimo tempo. E di Tumblr, no, esageratissimo, figurati, lo uso semplicemente come userei Facebook, come uso Facebook. Ha le sue potenzialità alla fine. Esattamente, sì, soltanto magari è meno conosciuto, oppure a tavellino si è distribuita questa bruttissima moda di utilizzarlo come un diario personale, è una cosa veramente odiosa secondo me, però insomma. Comunque su Tumblr girando si trovano parecchie GIF o quantomeno immagini di autori veri e propri, cioè non immagini come magari le trovessi su Google Immagini o qualcosa del genere, veri e propri ritratti magari o qualcosa di più. Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che le trova all'interno di una tuta d'astronauta con un contorno che faceva riferimento in maniera nemmeno troppo esplicita allo spazio. E così mi attraversò per la mente il pensiero di come questa immagine riflettesse bene appunto la velleità delle ambizioni umane, cioè pensando semplicemente al fatto che, per dire, una delle più grandi ambizioni umane, magari è una concezione un po' retro, però era andare nello spazio, quindi la figura dell'astronauta come colui che risolve questa grossa problematica, questa grossa ambizione. E la velleità, la vuotezza di alcune di queste ambizioni rappresentate appunto dallo scheletro, dal teschio, quindi da una simbologia quasi mortifera. E tra l'altro ho voluto giocare nel nome del progetto How to Be an Astronaut, così come tutte le tematiche riguardanti l'EP che ho appena pubblicato, sull'antitesi. E in particolare nel nome How to Be an Astronaut l'antitesi sta nel fatto che non ci sono spazi proprio visivi, ecco, tra le parole, è appunto in contrapposizione con la figura dell'astronauta e dello spazio, dell'universo, eccetera. Secondo te come mai i musicisti di musica elettronica stanno avendo attualmente tutto questo risalto, un risalto maggiore rispetto al passato? Ma è è una riflessione quasi storica dal mio punto di vista, per il semplice fatto che, come per dire, i Beatles hanno avuto un impatto fortissimo sul pubblico degli anni 60, perché effettivamente hanno innovato il mondo della musica concepita come chitarra, basso, batteria e voce. Si può dire che la musica elettronica è stato l'impatto maggiormente innovativo che si è avuto sulla musica in generale, tant'è basta vedere la maggior parte degli artisti hanno comunque subito una sorta di contaminazione dal punto di vista della musica elettronica, oppure moltissimi altri hanno iniziato con l'elettronica e si sono trovati in un mondo già aperto di possibilità. E cioè, io nel mio piccolo mi sono trovato appunto davanti alla possibilità di avere un'etichetta dietro, quando, per dire, suonando il post rock con i Red Liquid oppure post hardcore ai bei tempi in cui avevo tipo 13 anni, non ho avuto mai opportunità del genere. Poi insomma ci sono le dovute eccezioni, le dovute conseguenze, però diciamo che generalmente dal mio punto di vista l'elettronica
è un mondo nuovo, un modo nuovo di concepire la musica, quindi la contaminazione è conseguente e le opportunità altrettanto, insomma. Volevo chiedere, vicino, cioè, oggigiorno tra i vari apparat, moderat, sì, vari, cioè, esempio anche di chi ha sfruttato anche la musica elettronica, i Radiohead, comunque hanno fatto un intero album dove hanno sfruttato mica solo un modo, uno, ma uno in particolare che sto ascoltando ultimamente, che io mi sono azzeccato, non so se si chiama Idiotech. Il pezzo, sì. Kid Day, se non sbaglio. Sì, per esempio là ha preso proprio in un modo assurdo comunque elettronica. Io volevo chiedere a lui quale fosse oggigiorno, forse, cioè, qual è per lui l'artista al quale il suo progetto si avvicina di più? Se c'è una corrente al quale tipo tu riesci ad avvicinarti di più? Ma diciamo che dovrei darti due risposte diverse, nel senso, una prima che riguarda il mio modo di approcciare la musica in generale, in particolare questo progetto di elettronica, che è stato cronologicamente l'ultimo che ho affrontato. Sì. Per il semplice fatto che dall'esperienza che ho avuto con i vari gruppi, eccetera, ovviamente esperienze piccolissime, ci mancherebbe, ho constatato che per un funzionamento migliore di ambiente, dal punto di vista proprio musicale, sotto qualunque punto di vista, è sempre preferibile non darsi limitazioni in quanto a genere, perché mi sono trovato veramente più e più volte, ma ti dirò il 90% delle volte anche per colpa mia, a diverbi, chiaramente nell'ambito del civile normale, concernenti su questo pezzo come lo facciamo, no, ma stava avendo un'impronta troppo così, invece lo vorrei più Brit, capito? Queste cose, sì, che sono veramente la morte della musica, soprattutto se le rapporti ad artisti emergenti come lo sono io e come lo ero ai tempi dei riferimenti che ti ho fatto adesso. Quindi la prima, il mio primo pensiero nell'approcciare ad Autobie Nostronaut è stato semplicemente non darmi limitazioni di generi. Poi è chiaro che quello che ne è uscito fuori, o almeno nell'EP, in questo EP, è quello che, cioè, si può attribuire a una certa corrente di elettronica, un certo stile di elettronica, ecco. Magari ti posso dire che sono in parte glitch, in parte chill, oppure magari, non so, abstract, magari come termine, perché ecco, l'abstract è magari una corrente che si riferisce di più all'abstract hip hop, no? Però come termine rapportato alla concezione che ho voluto dare io al mio progetto, è quello che si avvicina di più. E una seconda risposta magari concerne le influenze musicali. Le mie influenze musicali sono veramente troppe e tra le più disparate, nel senso, veramente dal post-rock che tra l'altro me l'hanno detto in parecchi, che in questo EP si sente una forte impronta post-rock, fino alla, non so, per dire, all'elettronica di John Hopkins, che, cioè, secondo me è tipo il dio dell'elettronica, per quanto possa aver adoperato dopo gli anni 2000 e prima c'è stato di tutto e di più. Comunque c'è un'influenza, diciamo, forte, che però mischiandosi con vari altri generi, tra cui indie rock di stampo britannico, indie rock di stampo americano, non so, anche hip hop, però beh, forse è una blasfemia dire, però per dire, non si riconosce una vera e propria influenza all'interno del progetto in generale, perché oltre ai pezzi dell'EP, i pezzi che sto, i lavori sui quali sto mettendo mano ultimamente, veramente non c'entrano quasi più nulla con l'EP. Infatti sto andando in crisi ad esempio per i live set, perché devo collegare pezzi che tra di loro veramente non c'entrano nulla. Però prima di continuare, sì, con la nostra intervista, facciamo ascoltare un pezzo ai nostri ascoltatori. Cominciamo a conoscere musicalmente How to be an Astronaut e mandiamo Stellar Drama dall'EP Mechanical Antithesis. Ti va bene? Sì, sì, certo. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it.
non mangiate carne, avete visto, fa venire il cancro. Non è proprio così, è come se vi fate una sigaretta in più pure voi alla fine mangiare una fetta di carne. Guardate io come mi mantengo in salute, fumando tante sigarette. Ho solo perso un polmone, se non vuoi perdere l'altro, non mangiare carne. Così. E poi ci sta una cosa bellissima, proprio c'è un off topic di tutto. Rocco Siffredi ha postato una fotografia dicendo: non tutte le salsicce sono cancerogene. Cioè, io ho amato quell'uomo in quel modo. Cioè, poi mi chiede perché noi uomini abbiamo come simbolo, abbiamo il sole, cioè, lui in camera. Perché cioè, queste cose, queste vergogne. Non so, sei d'accordo con me, Federico? Assolutamente. È una massima. Fai una domanda seria, per piacere. Domanda seria, boh, semplice, penso che sarebbe una domanda a Francesca così. Sì. No, allora, visto che c'è lui, non ha solo questo progetto, ma lavora solo anche con i Red Liquid, la mia domanda è: quanto ha portato dei Red Liquid in questo progetto e quanto vorrà o ha già portato di elettronica all'interno dei Red Liquid? Ah, io non la volevo fare. Ma c'è la domanda che l'avresti fatta, secondo me, deciso per la parte. Ma allora, quanto ho portato dai Red Liquid in questo è fondamentalmente tutto il mio bagaglio cultural musicale, perché con i Red Liquid suono tipo dal 2011 e quindi è normale che tutta l'esperienza che ho acquisito grazie e con loro si sia inevitabilmente riflessa nel progetto. Però non è che c'è un qualcosa dove dici è evidente che ha preso, anche perché insomma, mentre il contrario diciamo quasi nulla, perché ho già provato a proporre qualcosa di più contaminato, appunto, sempre ritornando al discorso di prima dell'elettronica, e quello che ne è uscito, l'unica cosa che sono riuscito a fare, ad estrapolarne, è stato un pezzo nell'ultimo EP che abbiamo pubblicato, Sir Dominic, con Gabriele Troisi degli Exploders, dove lui suonava un synth, e diciamo è stato il massimo che sono riuscito a estrapolare. Però non perché sia una pecca, assolutamente, quello che c'è nel Red Liquid è comunque molto orientato verso lo stile del post rock, lo strumentale, un po' depresso, taglio di vene, eccetera. Quindi non c'è quasi nulla di affine tra le due cose, se non appunto il fatto che necessariamente tutta l'esperienza, ed è tanta, cioè ovviamente modesti a parte, l'esperienza proprio dal punto di vista di tutte le registrazioni che abbiamo fatto, tutti i live che abbiamo fatto, il fatto che suonando si acquisisce soltanto, insomma, esperienza, si sia riflesso inevitabilmente in autobi nostro. Parliamo dell'EP di Meccanica l'Antitesis. Qual è il concetto che c'è dietro l'EP? Cioè c'è un filo che lega, certo, tutti i brani? Certo, allora il titolo dell'EP è venuto fuori grazie alla collaborazione con i ragazzi dell'etichetta di Ariam Records, ai quali devo buon il 90% della stesura del titolo, ecco. Diciamo che ragionando insieme sull'insieme dei titoli dei pezzi e contemporaneamente ovviamente anche alle sensazioni che innanzitutto che il pezzo e i pezzi ti comunicano, e in secondo luogo quello che volevo io i pezzi comunicassero all'ascoltatore, siamo giunti a tracciare una sorta di percorso. Mechanical Antithesis è un processo evolutivo. Parte da, come ogni processo, parte da a un punto di inizio stabile, fisso, che è identificabile appunto in 1965, che è la prima traccia, il primo titolo, che essendo appunto una data è perfetta come trampolino di lancio di questo processo evolutivo. Come ogni tipo di processo evolutivo, ovviamente è soggetto a trasformazioni. La prima trasformazione che subisce Mechanical Antithesis è una sorta di esplosione, che è un'esplosione quasi al limite del drammatico, al limite del appunto sì, del drammatico, del tragico, che subisce in Stellar Drama. Ovviamente in seguito ad un'esplosione
c'è l'appiattimento del momento, quindi la creazione di tanti momenti che si riflette in Sunsets, e infine diciamo la fine proprio anticlassica di tutto un processo, che è il raggiungimento della cosiddetta terra promessa, quindi Wonderland, la terra delle meraviglie. Il tutto ovviamente si incastra nel discorso dell'antitesi di cui parlavo prima, per il semplice fatto che volutamente, chiaramente, i titoli dei pezzi comunicano sensazioni differenti rispetto al pezzo di per sé. Esempio, Stellar Drama, che è appena stato mandato, il titolo, appunto la parola drama, che in inglese rende perfettamente, dal mio punto di vista, un'idea appunto di drammatico, di tragico, si incastra appunto nel discorso dell'antitesi con le sensazioni trasmesse dal pezzo, con questo synth molto espansivo, con il beat che sembra quasi portarti per mano, ma non sai quando ti potrebbe lasciare, e così via, e sarà ancora più evidente in altri pezzi che sono presenti appunto nel beat. Come è avvenuto il contatto con l'Ariam Records e qual è stato il loro apporto all'EP? Allora, diciamo che verso luglio, se non sbaglio, caricai due pezzi quasi in sordina su SoundCloud, sul mio SoundCloud. Uno dei quali era Stellar Drama, un altro era invece un pezzo che poi, cioè, non è stato incluso nell'EP, ma che comunque proporrò live, eccetera. E in sordina perché, ecco, non li pubblicizzai quasi per nulla, non condivisi su Facebook, né feci sapere, se non agli amici più stretti, tra i quali Ludovico ad esempio, che è lì fuori e salutiamo appunto, che avevo intrapreso questo progetto. E semplicemente li caricai su SoundCloud con i dovuti hashtag, ovviamente, solo per vedere come andava la ricerca tramite hashtag da un canale che era appunto è tuttora il canale di Autobino Astronaut, quindi era un canale appena creato con tipo 3-4 followers, eccetera. E vidi che stranamente stavano avendo un discreto successo, nel senso, per non averli condivisi su nessun social, né tantomeno averli pubblicizzati, né tantomeno averlo detto a nessuno che non fosse appunto i miei amici più stretti, avevano quasi, dopo una decina di giorni, avevano quasi 100 plays a testa, sopra i 100 plays a testa. Ovviamente non avevo messo il download, però, perché ovviamente c'erano svariati likes, commenti di gente che in alcuni punti diceva, mi ricordo ancora quando caricai Sunsets, che è la terza traccia dell'EP, mi ricordo ancora arrivarono un sacco di commenti sulla parte di piano, dissero tutti quanti wow, it's amazing, it's fantastic and so on. E comunque, dopo appunto una quindicina di giorni che stavano lì e stavano avendo un discreto successo appunto per le condizioni nei quali erano stati posti, mi arrivano praticamente in fila il like, il follow e un messaggio da parte dell'account di Ariam Records di SoundCloud, che mi fanno i complimenti per la traccia Stellar Drama appunto, e mi chiedono se ho altro da fargli ascoltare, quindi il contatto è avvenuto appunto telematicamente tramite SoundCloud. Ho mandato in privato altri tre pezzi, che sono appunto gli altri tre che compongono l'EP, e Emanuele Magri, il proprietario dell'etichetta che appunto gestiva anche i contatti con gli artisti, mi ha innanzitutto riempito di complimenti, che è stata una cosa che mi ha reso veramente felicissimo, per i pezzi, per tutti i pezzi singolarmente aveva fatto un commento particolare dicendo cosa gli piaceva tantissimo, eccetera. E poi mi ha proposto appunto di entrare a far parte del loro roster. E niente, il loro apporto è stato un apporto chiaramente gigantesco, nel senso che ovviamente dal punto di vista musicale i pezzi sono totalmente composti da me, però loro ovviamente hanno realizzato la bellissima cover, hanno chiaramente pubblicizzato, mi hanno inserito all'interno del roster, mi hanno fatto firmare un contratto, mi hanno aiutato nella definizione del copyright dei pezzi per tutelarmi da qualunque eventuale danno legale,
hanno anche realizzato il mastering dei pezzi, e quindi li hanno aggiustati dal punto di vista proprio del missaggio. E tra l'altro, aiutandomi tantissimo, perché appunto parlando, cioè non che ora sia esperto, però rispetto a a luglio di quando avvenne questo fatto, ero ancora più inesperto di quanto sono ora, quindi ti lascio immaginare. E per quanto riguarda il missaggio e la resa finale di una traccia, non riuscivo a renderla, non riuscivo ad enfatizzare bene determinati suoni senza coprire quello o quell'altro, o rendere, sforare con i livelli massimi di volume, eccetera. E hanno fatto un lavoro veramente perfetto, dal quale io poi ho preso spunto dal punto di vista proprio dell'orecchio musicale per il missaggio dei lavori ai quali sui quali sto mettendo mano recentemente. Adesso, sì. Visto che Andino sta avvenendo un attacco, la tosse mi è ma andiamo a un altro pezzo dall'EP Meccanico l'Antitesis, e vi facciamo ascoltare 1965, la prima traccia dell'EP, e noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. John 15:1. The United States is the cause of the paranoia. The United States has become paranoid. Civil rights, all that mess. You think it's a big divine plan? Well, you gotta clean up a lot of mess, you know, after getting out of balance. Why, drop all the dead to John 15:1. Sempre avuto, chiamiamolo, sfizio di utilizzare campioni vocali, e tant'è che nei nuovi lavori, così come anche in Sunset, l'ho utilizzati e li sto utilizzando. Questo fu il primo pezzo al quale misi mano con dei campioni, e mi venne l'idea semplicemente perché, allora, il synth che si sente all'inizio è un analogico che ho creato io. Non so perché, sono fatto un po' così, però il synth, ascoltandolo, ovviamente non ancora nel pezzo, ascoltando semplicemente come suonava, mi dava il senso di poter accompagnare bene una lettura di Allen Ginsberg. Tant'è che una volta completata la parte strumentale del pezzo, ci ho pensato, ho detto, ma qualcosa con Allen Ginsberg ce lo voglio mettere. Ho pensato innanzitutto di provare a registrarmi mentre leggevo Allen Ginsberg, e poi ho detto no, vabbè, leviamo a mano. E sono andato a prendere praticamente un'intervista che, diciamo, si conducevano a vicenda. Allen Ginsberg si condussero a vicenda, bei tempi. Allen Ginsberg e Neil Cassidy.
nel 1985 al City Light Books di San Francisco. E l'intervista è veramente lunghissima, parlano dei temi più disparati, tra l'altro c'è anche una parte sulla quale, se non sbaglio, sono si misero a discutere anche veementemente su tematiche sociali riguardanti l'America degli anni 80. E c'era questa parte che ho voluto prendere e riproporre all'inizio in campioni che si sentono disparati ed effettati con c'era l'inizio del delay, se non sbaglio, a un certo punto un ping pong, eccetera, e un pitch, e alla fine del pezzo, sul finire del pezzo, dove stacca il beat e attacca soltanto l'ultimo synth con anche delle parti di piano, ho voluto mettere la parte diciamo intera del discorso, che diciamo sforzandosi si può anche capire cosa dicono, e parlano in particolare della paranoia, analizzano diciamo il fattore paranoia all'interno della mentalità umana, rapportandolo sempre ad un discorso di livello sociale, ecco, sull'America anni 80. Come nascono i pezzi di How to Be an Astronaut? Da cosa ti lasci ispirare particolarmente? Ti devo dire la verità, non c'è un'ispirazione, ecco. Anche perché i titoli che do ai pezzi, come penso abbiate capito da quello che ho appena detto su 1965, era appunto, cioè sono, mi vengono dopo, una volta aver finito il pezzo. Sento quello che mi comunica il pezzo e pensando appunto altrettanto a quello che vorrei comunicasse all'eventuale ascoltatore, do un titolo. Quindi diciamo i pezzi non ho ispirazione particolare, mi metto lì e scrivo. Ci sono pezzi che finiscono nel cestino dopo 2 giorni, altri dopo 10 giorni, altri dopo un anno, altri che invece dopo un anno in una cartella vengono ripresi, riaggiustati, oppure ripresi così come sono. Mi è capitato un pezzo, ad esempio, che avevo iniziato a comporre verso tipo giugno, l'ho ripreso recentemente e ho detto: cazzo, ma è figo questa roba, l'ho voluto riprendere, ma veramente così com'era, senza aggiungerci niente. Quindi ecco, non ho una particolare ispirazione. Vantaggi e svantaggi dello stare da solo e dello stare in gruppo? Guarda, attualmente riesco a vedere solo vantaggi dello stare da solo. No, vabbè, vantaggi dello stare da solo è che, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, se qualcosa va storto, ovviamente è amplificata la cosa all'interno di un live magari, però se qualcosa va storto te la puoi prendere solo con te stesso. Se qualcosa va storto in un gruppo, vuoi perché magari sei egoista, vuoi perché veramente è così, inizi a cercare colpe in qualcun altro e dici: cazzo, ma se avessimo fatto come dicevo io, magari non finiva così. È veramente svantaggio di essere da solo, non ne vedo, magari proprio la solitudine di quando suoni, però è, magari è un concetto un po' troppo filosofico per essere affrontato, però insomma vedo solo, veramente vedo, riesco a vedere solo vantaggi, perché effettivamente musicalmente parlando fai quello che vuoi tu. Ripeto, se succede qualcosa di storto te la puoi prendere solo con te stesso, quindi magari fai anche più attenzione e dici: fammi controllare che vada tutto bene, così non faccio figure di merda. Anche perché appunto, se qualcosa va storto in ambito pubblico, dicono: guarda quel coglione che ha sbagliato, per dire. Quindi attualmente riesco a vedere solo vantaggi, poi magari mi auguro che andando avanti veda qualche svantaggio e poi riesca magari a rigirarmelo a mio favore. Però secondo te chi fa musica elettronica ha più vantaggi per quanto riguarda il suonare in giro rispetto magari ad un gruppo rock o ad un gruppo pop? No, assolutamente. Dipende, ma come dipende anche per l'ambito diciamo del rock, l'ambito dell'hip hop, perché per dire, se uno produce techno, particolarmente in questo periodo, magari trovi un casino di serate, un sacco di club, ma pure le discoteche più stupide, pure quelle che stanno ad Avellino ti fanno suonare se fai techno. E diciamo che
ti parlo dell'esperienza personale, la maggior parte dei direttori artistici di suddette discoteche non sanno nemmeno cosa sia la vera techno, la techno di Detroit, quindi quello che suoni suoni, basta che è martellante col kick e fa tum 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 e ti fanno suonare. Così come se fai la cover band dei Beatles trovi un casino di serate, mentre se fai psychedelic death metal magari suoni dentro al garage con tua nonna praticamente. Quindi dipende, non è assolutamente un'agevolazione il fatto che l'elettronica sì, magari è un po' più diffusa, perché puoi fare lo stesso ragionamento col pop, capito? Magari uno che fa non lo so, le cover di Justin Bieber per dire, trova no vabbè per dire, cioè ho fatto un esempio così, One Direction, Lorenzo Fragola, quando io mi dice basta che non dici Urban Strangers, no vabbè, pure loro sono un po', però One Direction io dopo aver fatto un discorso con Gabriele ho scoperto di amare One Direction, perché tipo lui è bravissimo nel cantare una canzone in particolare di One Direction, quindi anche la della cantò, tipo One Direction bravissimo, me devo riformare, voglio capire. No, ma io, cioè, figurati, non, cioè, con quello che ho detto non intendevo nulla contro, per carità, anzi. Io sto scherzando, No, ma no, io veramente sto facendo, nel senso che io li odio, cioè, sul serio, cioè, però. No, io sono veramente pochi i gruppi o gli artisti che odio, perché diciamo mi è indifferente il successo che possano avere per raccomandazione o per. Però per dire, ci sono anche molti artisti che vengono sottovalutati perché dici sono, cioè sottovalutati musicalmente perché sì. Dici ah, quello là lo ascoltano i creatori di 12 anni per dire. Hai una domanda seria questa volta da fare, seria. Allora, rubo la domanda a Francesca. Qual è stato il miglior complimento che hai ricevuto? E la critica più brutta, com'è? È la critica più brutta che hai ricevuto. Non mi sai nemmeno copiare le domande. Ma io non sono come te. Che allora, dovete sapere che io e Francesca di solito, mo perché non vedo che in macchina non facciamo i discorsi appena in gruppo. Infatti, secondo me, gli possiamo domandare queste cose. Vale. Wow, bella sta domanda. Poi io sto aspettando che, perché sembra brutto interromperla. Va lei. Ma Franci, mi hai rubato la domanda, sempre. Ed è tutto per quello che io non faccio le domande. E quindi si fa boh, ormai. Cioè, fai tu. Quindi non sono capace di rubare domande. È una ladra assurdo. Cioè, una... Quindi qual è la domanda? Allora, quale sono? Miglior critica e peggior. Esatto. No, aspetta, scusa. No. Miglior complimento e peggior critica, vero, scusami. Allora, ti devo dire la verità. Non ho ricevuto critiche. Cioè, direttamente almeno. Poi magari ci sarà qualcuno. Cioè, spero con tutto il cuore che ci saranno svariate persone ad Avellino che dicono guarda sto coglione che fa musica di merda, me lo auguro perché insomma ci vuole, però non c'è nessuno che mi abbia fatto una critica direttamente, nemmeno tra i miei amici insomma, quindi che sono, essendo le persone diciamo più strette, sono quelle che si fanno meno scrupoli a farsi una critica magari. E anzi, complimenti ne ho ricevuti veramente tantissimi e tutti inaspettati, nel senso moltissimi mi hanno fatto, a parte ora che è uscito l'EP, moltissimi mi hanno fatto complimenti proprio tecnici e dire ah questa parte è bella, così come l'hai fatta, hanno voluto sapere, sono voluti informare, veramente tantissimi, gente che non mi aspettavo minimamente, gente che sì, conosco, che tipo ciao per strada, però che non ho alcun rapporto, mi hanno contattato apposta per farmi dei complimenti. Però non lo so, forse cioè, sembrerà materiale, però il complimento più grosso che ho ricevuto è stato oggi pomeriggio. Mi è arrivata una mail dall'etichetta e mi hanno detto finora è stata fatta, per ora, cioè ieri insomma, è stata fatta un'offerta su Bandcamp per il tuo CD a 10€. Ah, buono. Cazzo. No, considerato che lo trovo in free download, capito? Uno che vuole spendere apposta 10€ lo trovo veramente gratificante. Non perché sia un introito, vabbè, sì. Lasciamo stare. Ah, però parliamoci chiaro, su soddisfazione. Sì, no, è una cosa che dici, cioè, considerato che lo trovi in free download su SoundCloud e che comunque, per chi non ci fosse arrivato su Bandcamp, all'opzione name your price, basta che scrivi 0 per scaricarlo gratis, è una soddisfazione veramente grossa. Così come
così come Ludovico, che sta sempre qua fuori, una cosa che mi ricorderò sempre fu quando mi contattò la prima volta l'etichetta e mi chiese se volevo fare un release singolo o un EP. E io allora avevo in tutto tipo 6 pezzi. Considerato che l'EP loro volevano fare di 4 pezzi, ragionavo sul fatto se bruciarmi subito 4 pezzi. E chiesi consiglio a Ludovico. E Ludovico mi disse: guarda, io confido nel fatto che caccerai altri pezzi dello stesso livello di questi, se non ancora più fighi. Quindi buttaci ste EP. E quello, cioè. Ottimo consiglio di Ludovico, ottimo, bravo. Fu spronante proprio. E invece come ha reagito il pubblico avellinese a questo EP? Per esempio questa è una mia domanda. Ah, ok. Quindi siamo tipo alla pari. Se no? Scambiati, vabbè, no, sì, se sì. Tu gliene hai rubato una in più. Ma questa è la parte ormai, non si fa più niente. No, è come ti ho detto prima, ci sono state veramente reazioni, io ho visto tantissime condivisioni su Facebook. C'era addirittura dell'hype quando condivisi il teaser e la copertina. Un sacco di gente che contattava: oh, ma che è sta cosa? E veramente ho visto tantissima gente che condivideva. E appunto gente che mi contattava, gente che non conosce, cioè che conosco relativamente, che mi contattava per farmi complimenti. Complimenti di gente che io musicalmente stimo tantissimo, come Gabriele Troisi degli Explosives Duo, come non so, vabbè, come Federico, il mio bassista Federico Luongo, sempre all'interno della cerchia di persone musicalmente stimo, per dirne una. Così come complimenti da gente che non ha a che fare con questo tipo di musica. Tantissimi amici che o per dire ascoltano techno in discoteca, appunto, oppure ascoltano proprio tutt'altra cosa. C'è un carissimo amico che ascolta Mango e che è stato colpito dal mio EP quando glielo feci sentire a casa. Quindi c'è addirittura questa cosa. Così come per dirne una, mio zio, che è un classico ascoltatore di musica rock del tipo Pink Floyd e Zeppelin, è stato particolarmente colpito dall'EP e non c'entra proprio nulla. Quindi sono rimasto veramente soddisfatto da questo punto di vista. Facciamo un'altra pausa, sì. Che dici? No, poi guarda, io sto pensando dire... una cosa, giusto? È una battuta. Quando ha detto l'ascoltatore di Mango è stato colpito. No, e mi sono un po'. Cioè. Sul serio, poi ho detto colpito. Dalla mia pietà, cioè. No, per fortuna. No, perché. No, facendo corna. No, colpito dalla morte di Mango, cioè quando era Ah no, io pensavo addirittura una cosa. No, quello. Sto pensando a sta cosa, quindi mo questo viaggio mi sta facendo. Immaginando la scena, mi sta. Dopo comunque. Questo momento di grande ilarità, noi torniamo tra poco e con vostra enorme sorpresa, oggi in onore di Federico, riprenderò la mia rubrica Stop and Go, quindi. La fine del mondo è vicina. Quindi torneremo qui con la mia rubrica di 5 domande, giusto 5. Intanto vi facciamo ascoltare Sunset dall'EP Mechanical Antithesis e torniamo fra poco. And they can tell us no, they have taken acid.
siamo ritornati mentre parlavamo di unioni. Sì, di unioni lesbo che sì, a Nino piacciono tanto. Sì, perché a tra parentesi avevamo io una brutta storia, del fatto che io conosco quasi tutte le ragazze che conosco hanno questo piccolo. Abbiamo molte cose in comune, diciamo che Nino è un po' il re Mida delle lesbiche, cioè lui basta che poggia la mano sulla spalla di una ragazza e questa ragazza diventa da eterosessuale a lesbica. Fortunatamente non è successo, oppure, altrimenti ti avrei spezzato le gambe. Oppure, può succedere che tipo, se già sei lesbica, io magari ti trasformo in etero, però non è niente di omofobo questo, cioè anzi piacere, alla fine basta che le persone si amano. Se sei lesbica puoi andare da Domenico e farti convertire. Però in quel momento, in quel caso, rischi tanto. Tantissimo. Perché poi dopo succede. Ciao gondoliere, ti vogliamo bene. Non parliamo di quella di quella cosa che è successa. Il veneziano. Gondolieri o papiro. Comunque. Allora. Now it's the moment. Da tanto tempo non facevo questa rubrica, oggi mi sento particolarmente ispirata. Allora ti spiego, sono 5 domande molto semplici, non sta a sentire a Nino che sono difficili, che mettono ansia, sono domande sceme, sciocche. Vabbè, non c'è qualcosa del campanello. Se senti ansia, ma ne dubito fortemente, puoi suonare quella campanella, vabbè. Ma sono domande semplici. Non la suono fino a ma non penso che si metta. Infatti. Dico la frase... Non l'ha suonata fino ad ora, vedi che la suona proprio mo. Okay. No, vai. Che cazzo fai? Dicevo soltanto. Ma paninaro là fuori. Question number one. The penny on the table. Where is the cat? L'ultimo disco che hai ascoltato. Per intero oppure a spezzoni? Come vuoi. Aspetta. Aia. Il disco di... Ellen Alien e Apparat. Bello. La canzone che stai ascoltando più spesso? Non ho un vuoto di memoria attualmente. Forse Wait degli M83. Gli M83 che hanno fatto la soundtrack per di Suburra, esattamente, sì, loro. Ascoltali perché sono bravi. Andate a vedere Suburra, che è un cazzo di film. Oh, non facciamo pubblicità, non ci pagano, francese. Ma non fa niente. Terza domanda. Vai. Pure questo fa in difficoltà. Cioè, no, ma non è vero. Sa per fare mano così, non l'ha fatto per rispetto. Solo perché ho la memoria un po' corta, quindi... Ti sto giustificando. L'artista con il quale ti piacerebbe collaborare? Vabbè, John Hopkins. Tutta la vita, proprio. Un musicista nell'ambito della musica elettronica in Campania che apprezzi? Elettronica in... ce ne sono svariati, se non ne posso fare più di uno. Allora, sicuramente River Ritual, Cristian Criscidiello, Kyle, Andrea D'Argenio e... No, chiedo Venia se mi sono dimenticato qualcuno, però attualmente vengono loro due in mente. E invece quelli che non ti piacciono? Che fanno musica elettronica? È politically incorrect questa domanda, cioè non posso rispondere. Lo sapevo. Ma è un po', capito, perché comunque Radio Baiano è seguita, quindi non si è mai arrivata la voce, capito? Si scherza, l'ho detto apposta. A me Francesca non fa musica elettronica buona, secondo me. Mi fatto male. Sì, non è violenza sulle donne questa, non ti preoccupare, vai. E con l'ultima domanda. Questa può anche trascendere dal progetto di meccanica l'antitesi di How to Be an Astronaut, può anche andare verso i red liquid dei tratti, no? Mm-hmm. La cosa più strana che ti è capitata durante un live? La cosa più strana che mi è capitata durante un live.
Che bello, non gli è capitato mai niente di strano. No, vabbè, dipende cosa intendi per strano. Anche perché... apparizioni mariane, oppure tipo... ah, visioni della Madonna. Sì, sa... ma anche tipo... gente... assalti. Assalti sul parco, gente che tipo ha dato sostegno in modo sbagliato alla serata. Ma allora, un esempio eclatante fu quando stavo suonando con i Red Liquid... su un palco, adesso non diciamo quale perché si capisce anche chi è il soggetto. Praticamente per colpa loro, degli organizzatori, ovvero, iniziamo a suonare più tardi rispetto all'orario previsto, ma più tardi parecchio, tipo ben 45 minuti, tipo un'ora. E dopo, prima di salire sul palco, ci dissero: ragazzi, dovete accorciare un po' la scaletta. E noi, che tenevamo tipo 15 pezzi, dicemmo: va bene, facciamo 13-12. Dopo tipo il sesto pezzo vediamo uno degli organizzatori da sotto al palco faceva stop, basta. E noi là continuiamo a suonare, finiamo il pezzo, riprendiamo l'ultimo perché era diciamo il settimo. Ho detto vabbè, facciamo almeno questo. Sale lui sul palco, va vicino fortunatamente a Federico perché io stavo cantando. Va vicino a Federico che stava solo suonando, quindi secondo lui poteva prestargli attenzione. E gli dice: ragazzi, dovete smettere adesso, altrimenti vi stacchiamo la corrente subito. Prende, abbiamo accorciato addirittura il pezzo e abbiamo staccato. Che merda. Penso una cosa simpatica, un po' triste, come ce lo picchierebbe con la chitarra poi in palco. Chiunque tu sia, sei uno stronzo, diciamolo. Sì, sei un... Ultima domanda, last question. È quella. Dove ti vedi fra un anno? Di solito è fra 5 e 10 anni, però ho accorciato. Fra un anno in Erasmus, non lo so. Bello in Erasmus. No, spero in Erasmus a esportare la mia musica quanto più lontano possibile da questo posto. Però in caso contrario, non lo so. Spero comunque non qui. Però non ti so dare una risposta ovviamente precisa, nel senso sicuramente mi vedo lì. Però insomma. Io direi che la mia rubrica è andata una bomba. Ha avuto qualche tendennamento, però. Ha avuto qualche. No, ma per voi di memoria mia rispetto a album e pezzi ascoltati. Ma non di ansia. Ma... No, studente. Beh, sono io che sono poco reattivo. Tanto io non te mordo, prima che Fish la potete la suonerò, quindi sono convinto di questa cosa. Comunque, cara, dimmi cosa. Siamo quasi alle battute finali. Tre buoni motivi. Questa domanda mia questa. Tre buoni motivi per ascoltare il tuo EP. Allora, è qualcosa di diverso rispetto a quello che si sente in giro, in particolare a quello che sentiresti in zona Avellino. Quindi presumibilmente tu ascoltatore di Avellino, ed è uno. Due, perché a mio avviso, con poca modestia magari, però mi sembra fatto discretamente bene dal punto di vista musicale, tant'è che se insomma ci hanno creduto dalla lontana Bologna, insomma un motivo ci dovrebbe essere, sono due. E tre perché, cioè raga, parliamoci chiaro, How to be a nostro è figo come nome, quindi è vero, cioè, è un po' figo, quindi. Dove andrei a suonare prossimamente? Allora, ho un live set programmato per domenica al Babylon, l'ex Black House sotto i platani, nell'ambito della jam room organizzata da Fabio Relmi. E lì farò appunto un live set, una sorta di boiler di una trentina di minuti, che tra l'altro non sono nemmeno soddisfattissimo di come sto preparando, perché avrei voluto più tempo per poterla preparare, però sono stato fesso io, diciamo. E più in là si parlerà di eventi sempre inerenti ad Avellino, grazie a della gente che mi sta appoggiando tantissimo, come Davide Lima di Wolof. E in futuro, quindi presumibilmente dopo Natale, anche qualche live set a Roma. Ottimo. Sempre triste. Rivediamo che un attimo, non mi rubare le battute, non mi rubare la scena. Dove è possibile? Falla tu, mi rifiuto perché mi sento tipo sfruttato. Da oggi, cioè dopo lancio l'hashtag Save Nino,
perché non è giusto che venga trattato così, cioè secondo me è ingiusto. Me ne vanto. Ma sono gli utenti che mi chiedono di trattare allora così. È vero, non ho visto un commento di un utente che, cioè, ma che parla male di me. È la mia famiglia indifferente che me lo vado, ordina. Me ne vado dalle Lego per il Nices. Ciao. Ora mi vogliono bene. Allora, dove è possibile ascoltare l'EP, acquistarlo, dove è possibile seguirti, dacci tutti i contatti possibili e immaginabili. Sì, tutti allora... Pure, ah, certo, in caso qualche ripercussione. No, allora, l'EP è ascoltabile in streaming su SoundCloud e scaricabile in free download oppure acquistabile con un'offerta libera su Bandcamp. Entrambi fanno riferimento all'Ariam Records, quindi basta cercare Ariam Records su SoundCloud o su Bandcamp e si troveranno lì l'EP. Per i miei contatti, il social che uso maggiormente anche per la diffusione della mia musica è Instagram, e basta cercare Autobinostrot, così come appunto uso anche Tumblr sempre sotto il nome di Autobinostrot, Twitter e Facebook. Non ho una pagina fan, ma utilizzo il mio profilo perché comunque ho tipo 1600 amici, quindi comunque è un buon canale di distribuzione. Basta cercare appunto Federico De Falco, ma come nome tra parentesi Autobinostrot, quindi penso che nella ricerca, nel motore di ricerca del social dovrebbe uscire lo stesso. Ringraziamo Federico per essere grazie stato qua, per la sua disponibilità. Noi ci dovremmo vedere forse giovedì 5 novembre, forse, sempre forse, con le Isole Minori Settime. Ragazzi, fatemi sapere se avete intenzione di venire a fare l'intervista qui a Radio Baiano ad Indifferenti. Facciamo un po' di sponsorizzazione ai nostri colleghi di Metro Rock, che vanno in onda questa domenica alle ore 17 con gli album Zootic. E quindi ci acchiappiamo, voglio. Noi se tutto va bene giovedì, altrimenti giovedì facciamo un programma su Dirk, Francesco intervista me, insomma. Per qualsiasi cosa seguiteci sulla nostra pagina Indifferenti, cercate, non mettetela e non siamo, ci trovate. Non siamo noi ignoranti che non c'è da scrivere. È voluto, sì, è diciamo. Voluta la cosa. E poi metteremo una tassa ogni volta che tipo diranno indifferentemente, indifferenti in questa radio. Esatto. Così sale il nostro... Sì, abbiamo bisogno di soldi, cioè... Dopo apertamente lo diciamo. Se fanno sì, raga, fateci un finanziatore, un paperone dei paperoni. Vieni qua, dacci sì, qualcosa. Tu, Briatore, che ci stai ascoltando. Tu, Tronchetti Provera. Tronchetti Provera non ci conviene tanto ultimamente, però... Ci lasciamo con l'ultimo pezzo dell'EP di How to be an Astronaut Mechanical Antithesis, Wonderland. Ci vediamo, anzi ci sentiamo, forse, giovedì. Aspetta, fermati, ti stai dimenticando una cosa importante. Sì. Che la puntata... La puntata, è vero, hai ragione, la puntata sarà in replica domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però da domani mattina verso le 9.10, dipende da come mi sveglio. No, mi sveglierò, io sono una mattiniera. Sarà già sul nostro canale YouTube, quindi potete ascoltarla quando e come volete, perché da lì non la muove più nessuno. E niente, salutiamo gli Urban Strangers che adesso sono sul palco di X Factor dove si stanno per esibire. Ciao Gennaro e Alessio. Dice cosa di soldi se vince. Veramente, Gennaro, facci questo grande regalo. Ci salutiamo con l'ultimo brano dell'EP di How to be an Astronaut, Wonderland. Ciao. Ciao.